con la protesta dei cittadini di Pochigliero nella Siria greca. L'ufficio scolastico provinciale ha chiuso la scuola dell'infanzia. I centri più vicini distano almeno un'ora di macchina. Il servizio è di Marco Innocente Furina. Noi facciamo sacrifici per rimanere in questo paese mondano, dove comunque abbiamo delle strade disastrate. I nostri bambini non possono assolutamente andare ad un'ora di macchina per frequentare le scuole. Dicono che non aprono la scuola per via del numero dei bambini, perché i bambini di maggior numero hanno più diritto di bambini di minor numero. Diritto alla scuola non è solo un diritto alla scuola, ma è soprattutto un diritto all'integrazione. Perché il bambino, andando alla scuola materna, inizia il suo primo processo di socializzazione. La montagna è la sua sopravvivenza, l'integrazione sociale, la sicurezza, la protesta delle mamme e dei papà di Bocchigliero, 1000 metri d'altezza e altrettante curve per raggiungere il paese più vicino, va oltre il diritto all'istruzione e alla socialità di una decina di bambini. Chiudere la scuola materna del piccolo centro della Sila Greca, come deciso dall'ufficio scolastico provinciale, rischia di condannare un'intera comunità. Chiudere una scuola significa chiudere questo comune. E quindi faccio anche un appello, guardate, che sia da questo comune che possa partire un'istanza anche per le aree interne, perché è un problema che investe non solo il comune di Bocchigliero, ma investirà da qui a breve già altri comuni. Purtroppo soffrono di questa legge fatta sui numeri che non può essere applicata alla scuola, soprattutto per i paesi montani. Una battaglia vitale per gli abitanti stretti intorno al loro primo cittadino. Lunedì in Zittina Cosenza per avere risposte. Noi non chiediamo altro che un incontro per trovare congiuntamente una soluzione. Se così non è, vi posso assicurare che questa protesta andrà ad oltranza fino a quando questa comunità non avrà di nuovo la sua scuola dell'infanzia.